Quindi come ne usciamo, scusa? Rivoluzione o espropriazione? Non, i dispositivi sono dispositivi, ne usciamo. Ne usciamo proprio, non so come ne usciamo. Mi pare la domanda, come ne usciamo? Prima di valorizzare, come dire, la vita nella sua dimensione più, non so neanche come definirla. No, io te l'ho detto prima, come secondo me, come ne usciamo, dobbiamo prepararci alla rivoluzione globale in quanto umani con dei dispositivi attorno. Io non ho detto che i dispositivi vanno, non sono un luddista, non ho detto che i dispositivi vadano demonizzati o distrutti, per certo le cose vanno considerate. Credo che i consumi energetici delle macchine tipo Google e Facebook siano enormi, quindi anche quello andrà valutato politicamente, cosa bisogna mantenere o cosa non bisogna mantenere. Penso che siano ormai alcuni decenni che ci sono tantissime esperienze autonome in tutti i settori, in tutti i termini, però a mio parere senza una macchina che sia una reale macchina della rivoluzione che si oppone al capitalismo, tutto questo resta impotente, no? Come sono restati impotenti le grandi ondate di movimento da Seattle a Occupy, non siamo mai riusciti in realtà a prendere l'iniziativa. Questi esperimenti sono interessanti, che sono esperimenti di costruzione del comune, come lo è stato il free software, e restano dei modelli di costruire qualcosa di alternativo, però non, secondo me non sfuggiremo al fatto che per costruire qualcosa di alternativo bisogna abbattere il capitalismo. Il capitalismo non cade come l'Unione Sovietica, a mio parere. Ma non è che non ci manca proprio un nemico, cioè un conto è faccio la rivoluzione russa, batto lo zar, e ce l'ho più o meno ben chiaro che lo zar. Ma oggi lo zar non è il governo italiano, ma non è neanche Apple, perché batti Apple e hai Alibaba in Cina, cioè non hai un nemico così chiaro da contrastare. Prima di tutto io ho parlato di rivoluzione globale, guarda, poi alla fine, adesso semplifico all'estremo, ma quello che ci frappone al potere sono quattro cordoni di CRS, cioè a un certo punto il capitalismo è bello, è gentile, Facebook, però quando arrivi alla regola finale ti mette davanti l'esercito o ti mette davanti la forza bruta, e questo è così che funziona, ragazzi. Quindi quello che il nemico c'è, non è che non c'è, non è che a me piace andare a cercare il nemico, però il nemico c'è. Più che altro forse non è chiaro come prerogativa di ogni rivoluzione il rapporto di forze tra oppressori e oppressi. Non sfavorevoli. Non riconosciamo i nostri oppressori. Però è l'amico la finanza. Ah sì, ci espropria, ci mette a valore la nostra vita. È la finanza, il potere, io penso che ormai sia evidente, per quanto Trump possa avere tanto potere politico, c'è qualcosa, lui è la parte sopra e Macron è la parte sopra, poi il nucleo vero, il potere è la finanza, loro fanno quello che la finanza ha detto, e Macron ha il vantaggio di essere un uomo della finanza che hanno deciso di leggere. Se traduco. Cioè, il fatto che la finanza abbia potere vuol dire la ricchezza anche che produciamo in denaro, ma attraverso il debito pubblico va a pagare gli interessi. La fabbrica dell'uomo indebitato. Abbiamo pagato anche il crash delle banche nel 2008, abbiamo pagato tutto, pagheremo tutto, pagheremo caro. Quindi vuol dire sottraendoci. Però era uno slogan che usavamo noi, pagherete tutto, invece pagheremo tutto, pagheremo caro. Io non sono un economista, però insomma, qualche principio. Quando c'è stata la crisi del 2008, il capitale, la finanza, ha deciso di risolverla introducendo liquidità. Cosa vuol dire introducendo liquidità? Scrivendo migliaia di miliardi, cioè che vengono immessi nel circuito. Il problema, e questo spiega poi quello che dicevo prima, gli interessi negativi. Il problema, come diceva il mio amico Christian Marazzi, che questi miliardi non sono sgocciolati verso il basso, perché questo è il funzionamento odierno del capitalismo biocognitivo. Quindi sono rimasti nella sfera della finanza e sono talmente tanti che non rendono più niente. Purché il futuro sia garantito. Mentre prima tu dicevi, io ti presto dei soldi, a te è stato tedesco, tu mi dai un interesse. Ora siamo adesso io ti presto dei soldi
E ho talmente tanta paura che questi, di questi soldi di perderli, che presto a te, Stato tedesco, che hai una certa credibilità, e per di più ti pago. Cioè, interessi negativi. Questo è il punto. Questo dimostra, è la dimostrazione che i soldi non sono arrivati in basso e che hanno spinto questo meccanismo anche per la forza della crisi in questa maniera qua. Per questo siamo sull'orlo del baratro, insomma, perché la prossima volta che c'è la stessa cosa non si può più fare lo stesso gioco, in poche parole. Poi io dico, forse la stessa cosa, il crash che prima è venuto fuori, se vi ricordate, sulla storia delle, delle, dei prestiti immobiliari americani, no? Se non mi sbaglio, no? Sì, sì, sì. Adesso può venire fuori per delle ragioni legate all'ecologia, cioè al collasso ecologico, ma poi poco importa cos'è che innesca il crack. Non so, no? Adesso, per esempio, anche un fenomeno come il coronavirus, no? Che è un fenomeno di natura sanitaria che molto probabilmente sarà arginato, sarà controllato, ma comunque delle ripercussioni a livello economico, non parlo dei ristorantini di Milano, la borsa lì, cioè comunque le borse asiatiche sono andate tutte le borse mondiali, e il petrolio ha tutto giù anche, no? Perché la Cina è il primo consumatore di petrolio. Poi piccoli eventi, per capire che questo equilibrio non è così stabile come c'è, assolutamente instabile, ma loro non dicono neanche che è stabile. Avete sentito qualcuno che dice che tutto è stabile? Neanche i capitalisti lo dicono, non lo dicono perché non ci conviene farcelo credere. Io non ho questo tipo di modo di immaginare, come se poteri forti e bisogna individuare un certo gruppo, come si... Io penso che, vedendola come Foucault, il potere sia granulare, il potere relazionale, e si trova in qualsiasi relazione umana ed è molto molto diffuso. Non credo che ci troviamo in una fase storica in cui tutto il potere sia alla finanza, non credo, questo è sicuro, che tutto il potere non è alla politica alta. Il discorso in riferimento a Foucault mi convince che quelli che stanno attaccando Foucault in questo momento, che pure io ho letto, ho apprezzato, vi ho parlato di biopolitica e così, hanno ragione, perché nel discorso di Foucault scompare la lotta di classe, non c'è più la lotta di classe, parli solo di biopolitica, di cose molecolari, eccetera. Invece credo che la sintesi del discorso che volevo fare io, perlomeno stasera, è questo, è di riproporre, non ci sono più gli operai, ok, d'accordo, però ci sono i precari, però ci sono le discriminazioni, le razze, i bianchi e i neri che sono sfruttati, ci sono le donne, quindi ci vuole una nuova lotta di classe. Allora, quando tu parli di lotta di classe dici, ci siamo dimenticati anche del fatto che esiste la lotta di classe, che le classi esistono, che ci sono oppressori e oppressi. Sinceramente non ne sento la mancanza, anzi è come se avessi interiorizzato un timore, una paura verso questo discorso. Quando io penso a lotta di classe non penso a qualcosa di valoroso, non penso a qualcosa di dignitoso, penso alla morte, penso al fatto che questa lotta di classe possa essere strumentalizzata a sua volta per creare nuovi sistemi di oppressione. Penso al fatto che porti in realtà più conflitto sociale che altro. Penso a scene come quelle che siamo abituati a studiare nei libri di storia molto spesso, e l'immagine legata alla lotta di classe non è per niente qualcosa di positivo. Quindi quando io sento dire da persone che hanno vissuto le vostre esperienze di vita non c'è più la lotta di classe, a me istintivamente viene da dire meno male e mi sento meglio. Vuol dire che stai bene con questo sistema? È possibile, dall'altra parte io riesco riconosco anche il vostro discorso, il fatto che potrebbe essere se un giorno sarai debole questo sistema ti schiaccerà, è così, è la sua logica. Adesso ti senti forte, senti di poter, va benissimo, senti di poter produrre delle cose, di prendere un'iniziativa, di stare bene, ed è legittimo, ed è normale. Però se non sarà sempre così nella tua vita, questo sistema non avrà pietà. Io personalmente sono cosciente che sto manifestando una mancanza di critica, perché quello che sto dicendo io è così mi sento. Poi dopodiché posso rifletterci anche insieme a voi e capire, però è anche per dirvi quanto sia profondo il livello di... Di penetrazione di certe ideologie. No? Esatto. Certo. Ma io capisco che loro abbiano questa immagine ed è anche giusto che sia, cioè voglio dire, prima di tutto non c'è nessuna rivoluzione che dura in eterno.
Ricordati che la Cina e la Russia erano due paesi colonizzati e poverissimi. Hanno fatto la rivoluzione e hai visto cosa, a parte Stalin e Mao, sono diventate due potenze mondiali, no? Quindi bisogna mettere le cose in un quadro storico. Secondo me Stalin va visto in un'epoca in cui c'erano dei poteri disciplinari, c'era Hitler, c'era Stalin. E poi dopo la lotta di classe che è stata fatta qua negli anni 60-70 non ha portato a Stalin, non voleva portare a Stalin. La lotta di classe che si può fare, chiamiamola, dovremmo trovare un'altra terminologia, perché se questa evoca questa cosa qua non va bene. La lotta di classe è di finire con questo divario per cui i ricchi sono sempre più ricchi, i poveri sono sempre più poveri. Perché poi queste cose acquisite negli anni 60-70 nel dopoguerra si perdono, quindi questa è la lotta di classe. Allora, mantenere i privilegi oppure crearne di nuovi oppure cambiare le cose, ma insomma in questo senso va pensata. Dopodiché il termine forse non è buono, però che non è buono. No, ma infatti è anche per questo che è interessante parlare di neurocapitalismo e parlare di come utilizzare le tecnologie anche per resistere. Sinceramente non mi sento di chiamarmi fuori. L'unica cosa che a me fa uscire dalla situazione personale è il fatto di pensare al bene della comunità, o il fatto anche di pensare a me stesso in futuro, che potrei trovarmi in una situazione diversa. Di fatto la cosa che però mi spaventa è che le persone che hanno la conoscenza di questi mezzi, sia tecnologici che finanziari, hanno anche magari il modo di fare resistenza, ma non ne hanno le motivazioni. Per resistere uno deve avere fame, e uno più ha fame e meno ha quegli strumenti per poter resistere. Per questo il mio dubbio di prima, e quello che io ripropongo in questo momento, è quali sono i modi di resistenza attraverso questa tecnologia, e se forse e anche attraverso la finanza, perché la finanza non è un demone in se stesso. Non so, ma resistenza non è che un termine, che ho capito che è un termine storico, che ha una valenza importante, però penso che bisogna, che è stato molto utilizzato, penso che si deve uscire dalla logica delle resistenze. Io penso che bisogna passare alla logica dell'attacco. Non si tratta di resistere, si tratta di contrattaccare, perché sennò è finita. Penso io, poi magari il capitalismo va benissimo, la terra si ripara da sola e tutto quanto, insomma.